Oggi ti parlo di novità, accessori per il camper, accessori per la cellula, rivolte soprattutto a ottimizzare gli spazi e dare un po' più di colore al camper. Gli spazi sul camper non bastano mai, perché comunque anche le cose piccole come i cavetti, le penne, elastici, cancelleria e cose di questo tipo tendono a occupare spazio nei cassetti, oltretutto creando anche un po' di disordine. Siccome io sono un maniaco dell'ordine, ho pensato insieme a Monica di trovare una soluzione per liberare i cassetti e ottimizzare gli spazi per questi piccoli oggetti. Girando per la Marlène ho trovato questi contenitori in legno, sono molto ben rifiniti e si possono impilare l'uno sull'altro, hanno queste guide che permettono di essere appoggiati l'uno sull'altro senza cadere. E ideali, come vedi, per la svuotatasche, quindi cavetti, batterie, tutto quello che ti ho detto prima. Non sono leggerissimi, però rispetto a un classico contenitore in plastica sicuramente diventa anche un oggetto di arredamento. Diventerà un oggetto di arredamento soprattutto quando mia figlia, appena arriva a Roma, me li pitturerà di colore l'uno diverso dall'altro. Abbiamo scelto questa misura, che è la più piccola. Ci sono altre due misure, una media e una un po' più grande, perché erano perfetti per essere posti sopra le ante, sopra queste ante del camper, dove prima erano alloggiati i telimari e gli asciugamani. Ovviamente alla vista erano un pochino brutti, invece diciamo che i contenitori, anche una volta colorati, sicuramente saranno oggetti di arredamento. Non cadono perché intelligentemente alla rimora hanno pensato di mettere una guida di legno per evitare proprio che qualsiasi cosa venga appoggiata possa cascare nell'abitacolo. Tutti gli asciugamani che erano posti qua sopra sono stati spostati qua dentro, dove prima erano alloggiati tutto il materiale della cucina, quindi pentole, piatti, contenitori con la pasta e tutto il resto. Quindi abbiamo spostato tutto ciò che era contenuto qui, e quindi vestiti, asciugamani, li abbiamo spostati posteriormente, anche per alleggerire il peso sulla parte posteriore del camper. E abbiamo spostato le cose più pesanti, quindi le pentole, i piatti e tutta l'oggettistica da cucina su questi scaffali, su queste ante al centro camper. Sono un pochino più pesanti, però bilanciano un pochino meglio il peso. Altra piccola novità, sempre tesa a ottimizzare gli spazi, sono questi contenitori di IKEA. Sono portascarpe, mi pare si chiamano scub o qualcosa del genere. Sono in cartone rivestito in tessuto sintetico, molto leggeri e utilissimi, perché con le scarpe in genere sai benissimo che c'è sempre il problema di dove stivarle in maniera ordinata. Ne abbiamo montati due dentro l'armadio e due li ho montati sotto il soffitto della cabina guida, in un punto dove non dà fastidio alla testa perché rimangono più alti e in un punto che era totalmente inutilizzato. E ho pensato di additarli qua con quattro vitine, e anche qui ci sono. O sono utilizzati per le scarpe o per qualsiasi altro scopo, ecco, dipende da cosa ci vuoi mettere. Per noi era utile mettere le scarpe. Questa è un'ottima soluzione. 8 euro, 7,95 euro, 4 pezzi. Ancora della Roi Marlène, questa barra che nasce come barra porta mestoli, porta forchette, forchettoni per la cucina. Ovviamente era dritta, l'ho pagata 2 euro, l'ho piegata a metà. L'ho fissata con due viti e è diventato il porta parasole. Questo lo uso estate-inverno, mi era scomodo lasciarlo in cabina perché appoggiato sulla plancia rifletteva sul vetro e ostruiva i canali di passaggio dello sbrigamento del parabrezza. Mentre qui a portata di mano non dà nessun fastidio, anche questo è un punto inutilizzato del camper ed è un'ottima soluzione
per non doverlo buttare per terra o ogni volta portare dietro al camper. Sempre a portata di mano, spesa irrisoria 2 euro. Altro acquisto rivolto sempre all'ottimizzazione degli spazi è a dare un po' di colore. Un po' di colore perché, come ti ho detto prima, stiamo cercando di vivacizzare ulteriormente i colori nel camper. E anche il bagno prossimamente sarà oggetto di rinnovo a livello di pareti, voglio togliere questa carta bianca e mettere una carta più colorata e dare anche un po' di colore ai mobili, magari gli sportelli delle ante di un colore diverso, proprio per dare un po' di vivacità di colore. Intanto abbiamo comprato questi due cestini di misura differente, come vedi sono molto colorati. Servono per appoggiare tutte le cose classiche che possono servire in bagno e unitamente a questo bianco che già c'era, ne abbiamo tolto uno, abbiamo aggiunto questi due e quest'altro l'abbiamo tenuto. Sono tutte quelle cose che servono a portata di mano senza dover aprire ogni volta lo sportello e quindi diciamo che una spesa anche qui minima, 1,90 euro, 2,90 euro, però finalmente abbiamo portato di mano tutto quello che ci serve senza dover ogni volta aprire l'anta del mobile. Ovviamente il bianco che è rimasto non è stato buttato via, ma è stato spostato qui in mansarda. In questo modo possiamo appoggiare di notte gli smartphone, mettere i cavetti, gli adattatori USB che ci servono, la crema, tutti quegli oggettini che non sapresti dove mettere. In questo modo abbiamo anche un ripostiglio per loro per la notte. Essere maniaci dello spazio è una brutta malattia. Anche in cucina la maniacalità è arrivata. Ho tolto i vecchi bicchieri messi sulla tavoletta di legno forata e abbiamo messo questi contenitori che nascono come porta posata da appendere. In questo modo possiamo stivare le principali spezie che utilizziamo. E senza per questo dover ogni volta aprire l'anta anche in questo caso per andarle a cercare dall'alto. Ecco, qui sta una portata di mano, trovi immediatamente quello che ti serve senza tirare giù tutto quello che magari c'è davanti. Spese irrisorie, 1,50 euro. Questi non sono prodotti che ho al Ramarlen, sono presi in un negozio di casalinghi. Sono generici, ma probabilmente sono prodotti cinesi, li puoi trovare sicuramente in casalinghe ben fornito. Spesa anche qui minima, 1,50 euro l'uno, quindi con 3 euro e due viti li abbiamo fissati alla parete. Guarda cosa dimenticavo, queste lampadine che sono alimentate a batteria, molto utili quando vuoi una luce soffusa. Soprattutto per il fatto che io non tiro mai giù gli oscuranti perché anche di notte voglio sempre vedere quello che c'è fuori e di notte ovviamente accendere la luce, la plafoniera significa far vedere anche dall'esterno tutto quello che c'è nel camper. In questo modo con questa lampada fa una luce abbastanza soffusa, chiaramente riesci a muoverti a vedere senza per questo far vedere l'interno del camper. Le ho munite di ganci, di anelli, per essere spostate nelle parti, più svariate del camper, ad esempio qui sulla cucina, ma allo stesso modo qui in bagno, dove Monica ha pensato bene di metterci i suoi elastici. O ancora qui in mansarda, quando vuoi una piccola luce, magari per leggere qualcosa al volo, sempre senza dover accendere le plafoniere che sono decisamente più potenti. Tre colori, giallo, fucsia e arancione, tre pezzi mi pare siano costati 10 euro, comprese le pile. Chiaro che non sono lampade da tenere accese molto tempo perché le batterie ovviamente costano care. E qui l'ideale, ecco, la prossima spesa sarà quella di prendere delle pile ricaricabili e un caricabatterie, e allora in quel caso possono diventare anche una buona alternativa, magari nel momento in cui non vuoi scaricare le batterie servizi del camper. Ecco, quella potrebbe essere un'opportunità, però viceversa tenere accesa troppo tempo è dispendioso. Eccomi, riallacciandomi al discorso degli oscuranti, non ricordo chi, ma su un commento di un video qualcuno mi ha chiesto se io avevo gli oscuranti. In realtà il camper quando l'ho preso gli oscuranti li aveva, solo
solamente che erano malfunzionanti, rovinati, le zanzariere stesse erano rovinate. E poi mi sono accorto che smontandoli pesavano anche tanto, soprattutto questa finestra che è molto grande, aveva un sistema pesantissimo, sarebbe pesato 15 kg solamente il telaio di questa finestra. Considerando che ho poi il camper ne ha altre 4, io penso di aver buttato via almeno una cinquantina di chili. Al posto degli oscuranti ho preso queste tendine, le presi all'epoca su eBay. Costavano, mi pare di averle pagate una decina di euro l'una, e quindi con 50 euro ho messo degli tendini oscuranti che fanno lo stesso identico lavoro di quelle originali, incassate col rullo, con tutto quel meccanismo che nel tempo poi si inceppa. Ma questa, nel momento in cui si rompe, basta prendere e comprarne un'altra con 10 euro e hai risolto il problema. Ecco. In teoria le novità sarebbero finite. C'è qualcos'altro, ma sono tutte stupidate che non è il caso nemmeno di parlartene. Però ce n'è una che probabilmente hai già visto in un video fatto con lo smartphone al volo, che è questa cosa qua. Questa cosa qui è una gattina di 8 mesi, di nome Kitty, viene da Anzio e l'abbiamo presa il 23 dicembre, quindi diciamo che ormai è un mese che sta con noi. Si è molto ambientata, si è subito ambientata, vedi che si è messa al sole. Non si vuole far riprendere, è timida, vediamo un po' se riusciamo a fargli dire qualcosa. È di madre nera, quindi è la gattina nera, la mamma, e di papà tigrato. È venuto fuori questo incrocio, questa gattina con questo visino tigrato, la parte sotto tigrata, e la parte superiore invece con una striscia grigia al centro, diverso dai classici gatti tigrati che continuano la striatura del pelo anche sulla schiena, qui invece lei sulla schiena ha una parte grigio scuro. È un incrocio non di razza, ma molto carina. È molto dolce, molto tranquilla, molto calma. Subito la prima notte è venuta a dormire nel letto insieme a noi. E ha trovato famiglia, insomma, veniva da una signora che aveva un'ampia cucciolata di gattini, tutti nati in casa sua. E lei era la più grande, aveva 7 mesi quando l'abbiamo presa. E abbiamo scelto lei perché effettivamente è quella un pochino più calma, è quella che ci dava un po' più di garanzia anche che non ci distruggesse il camper. Gli altri invece erano molto piccolini, avevo un po' paura con l'esperienza di Chicco a uno svezzamento non perfetto, mentre lei quando l'abbiamo presa stava già bene, aveva già un bel pelo, quindi ci siamo subito affezionati a Kitty. E Kitty proseguirà il viaggio con noi all'interno del camper, sarà un cat full timer e vediamo un pochino se nei prossimi video magari riusciamo a fargli fare qualcosa di più vivace. Bene, giuro che è davvero tutto per oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!